Ok raga, oggi facciamo un altro video un po' parlato, quindi vi lascio un po' di match in sottofondo, rispondo a un po' di domande che mi avete fatto sui vari social, ma in particolar modo su TikTok, sempre però rimanendo nell'ambito dell'andazzo di Legends, cosa preferisco del Legends attuale, Legends del passato, cosa cambierei, eccetera eccetera. Partirei da una domanda abbastanza specifica, che è stata quella sul trattamento degli Zenkai, cioè se preferisco gli Zenkai come sono trattati adesso, quindi sostanzialmente relegati a Zenkai Bench, perlomeno per la maggior parte, oppure gli Zenkai del passato che venivano trattati comunque diversamente, venivano comunque resi molto forti al punto che in un periodo hanno anche dominato il PvP incontrastati. Allora, la domanda nasceva dal fatto che gli Zenkai sostanzialmente li hanno tutti, quindi anche i free to play hanno personaggi vecchi ben stellati, possono fargli lo Zenkai e quindi potrebbero utilizzarli, mentre le LF, le Ultra, comunque personaggi nuovi, richiedono pullate, richiedono comunque tante crono, perlomeno se vuoi avere la certezza di trovarli, di stellarli, vabbè, certezza fra virgolette. E questo vale sia per le LF che per le Ultra che anche per le SP nuove, comunque sui personaggi nuovi in generale. È vero. Cioè è vero che gli Zenkai sostanzialmente li possono avere tutti, però è anche vero che al tempo in cui gli Zenkai hanno dominato il meta è stato, io penso, il periodo più brutto, proprio la morte per quanto riguarda me, perlomeno, di Legends. Perché? Perché le unità nuove, che sono quelle che ti fanno hype, no? Cioè a te l'hype non te lo fa lo Zenkai del personaggio di 2 anni fa, cioè magari in alcuni casi può anche capitare, però generalmente l'hype te lo fa l'unità nuova, non so, esce Goku Ultra Istinto, esce, non lo so, Gohan Beast, esce Gogeta Ultra Super Saiyan Blue, cioè sono queste le unità che ti fanno hype, vedi l'unità nuova e ti gasi per quella. Difficile che ti gasi per un personaggio di 2 anni fa, di 3 anni fa, di 1 anno fa, può capitare, ma comunque di meno. E si era arrivati a un punto in cui le unità nuove erano praticamente diventate da collezione. Cioè, pullavi, buttavi una marea di crono per niente, perché se la trovavi una volta era completamente inutile, se provavi a stellarla buttavi dentro un patrimonio, e poi quando andavi in PvP venivi quasi sempre disintegrato dagli Zenkai. Zenkai che appunto erano molto più convenienti, non erano gratis, però erano molto più convenienti, perché con 7000 crono ti facevi lo Zenkai 7 e disintegravi quasi sempre i personaggi nuovi. Ok, è vero che questo è usufruibile da tutti e che quindi siamo tutti alla pari, eccetera, eccetera, che bellezza, però è anche vero che il meta non si evolveva mai, cioè rimaneva un meta vecchio. Magari cambiava il meta di 2 anni fa col meta di 3 anni fa, col meta di 1 anno fa, o si mischiavano, però erano sempre personaggi vecchi. Quindi non c'era mai, cioè te pullavi per nulla e giocavi sempre coi personaggi vecchi. Per quanto mi riguarda quella è stata la morte più totale del gioco, perché ti passava proprio la voglia, cioè oh minchia, è uscito Goku Ultra Istinto, ok, bello, l'ho trovato, ma vado in PvP con Gohan rosso LF. Ok, cioè un po' va bene, poi a un certo punto però ti scassi di giocare in questo modo. Quindi per quanto mi riguarda è meglio adesso, è meglio che le unità nuove siano quelle che creano il nuovo meta. Poi ci sta che ogni tanto ci sia qualche Zenkai, magari si potrebbe parlare degli Zenkai da un altro punto di vista, cioè magari non relegarli a totale Zenkai Bench e poi basta, nel senso completamente ingiocabili, magari renderli anche comunque un po' più validi, perché ce ne sono alcuni che per davvero, cioè, li guardi, li provi, ok, questo Zenkai Bench non può fare altro, ok, quello magari allora è eccessivo, però eviterei di fare Zenkai a livello di quelli vecchi, quindi. E comunque se dovessi scegliere preferisco adesso che al tempo, cioè preferisco che siano inutili rispetto all'essere dominanti, se proprio dovessi scegliere. Diverso è per gli Zenkai delle LF, perché le LF comunque sono personaggi su cui noi abbiamo investito al tempo, su cui abbiamo pullato, quindi trovo giusto che chiaramente a un certo punto diventino obsolete, gli viene fatto lo Zenkai, trovo giusto che gli Zenkai delle LF riportino i personaggi a un livello attuale. Magari non che li rendano i più sgravi del meta, magari non a quel livello, però comunque un boost molto più alto rispetto agli Zenkai delle SP normali. Quindi da quel punto di vista la vedo un po' diversa, proprio perché le LF sono personaggi su cui noi abbiamo pullato, abbiamo investito e che quindi è giusto che ritrovino il valore perso, per come la vedo io.
Poi, un altro argomento di cui volevo parlare è la frequenza di uscita di personaggi buoni rispetto al passato. Cioè, in passato praticamente usciva un personaggio buono ogni tanto e poi il resto era praticamente quasi tutto skippabile. Quindi se proprio non ti interessava per forza, ti facevi le singole sui banner, quelli insomma che te lo permettevano. Poi questo lo skippo, quest'altro lo skippo, quest'altro pure, e poi ripullo fra 3 mesi potenzialmente, dove escono personaggi sgravi. Ora non è più così, cioè dall'uscita di Trunks, quello verde con la spada, Cooler, Broly Ultra, Gohan Beast, personaggi del festival, 17 del torneo del potere, cioè sono usciti tutti personaggi buoni. In alcuni casi anche troppo buoni, perché quando è uscito Cooler, minchia, top 1, incredibile, irrinunciabile, esagerato, eccetera. Il problema è che quanto è durato? Dopo praticamente, cioè, Cooler sì, è uscito Broly, ok, si giocava insieme a Cooler, insieme a Tapion, ok, uscito Gohan, fine. Cioè, dopo un mese, fine, personaggio top 1, incredibile, impressionante, fine, sparito completamente. Quello secondo me non è giusto, cioè è troppo veloce questo, chiamiamolo, ricambio generazionale, perché va a svalutare i personaggi. Cioè, esce un personaggio esageratamente forte su cui te giustamente decidi di pullare, di investire le tue risorse, perché poi è un investimento alla fine, le crono, sia che le hai pagate, quindi cash, sia che hai lavorato, fra virgolette, quindi farmandole per ottenerle, in un qualche modo è la valuta del gioco, no? Quindi è un investimento che te fai coi tuoi soldi del gioco, diciamo, e investo sul personaggio più forte del momento, talmente tanto esagerato da andare top 1, e dopo un mese praticamente me lo estirpi dal PvP con i personaggi nuovi. Quello non lo trovo giusto, cioè un po' più lenta, un po' più piano. Non mi dispiace il fatto che escano tutti i personaggi più o meno buoni, perché allora, da un lato era comodo il fatto che uscissero tanti personaggi fuffa nel corso dei mesi, perché uno diceva, ok, pullo qui, poi per 3 mesi sto tranquillo, accumulo come un animale e poi ripullo dopo. Era molto comodo. Dall'altra parte posso anche capire che uno dica, sì, ok, però cioè, cerchiamo di buttare fuori personaggi buoni o comunque utilizzabili tutto l'anno. Ci sta, anche per evitare a noi di accumulare come accumulatori seriali, però ecco, vorrei evitare situazioni del genere. Cioè, se esce un personaggio buono, come potrebbe essere Gohan Beast, è giusto che dopo un tot di mesi magari sia stato superato, sia stato comunque contrastato, sia stato comunque, diciamo, non più in cima al piedistallo da solo. Però è ancora molto, molto, molto giocabile. Cioè, per quanto mi riguarda, è secondo a Gogeta, poi credo forse a nessun altro. Se ne potrebbe parlare dei Monkey, ma vediamo, insomma, vabbè, comunque non stiamo a fare queste classifiche. Comunque Gohan rimane uno dei big PG, nonostante siano passati dei mesi. È giusto che non sia più incontrastato, però è giusto che sia ancora buono. Se mi fai uscire un personaggio come Gogeta, per dire ultra, incredibile, nessuno lo sovrasta, fortissimo, e ora fra un mese mi fai uscire un personaggio, che ne so, giallo, che ha le blast che annullano il gauge, per dire, quindi il gauge di Gogeta non funziona, che ha, cioè, capito, mi fai uscire il counter perfetto che me lo mette in ginocchio, allora non va bene. Cioè, per come la vedo io, non va bene. È giusto che escano personaggi più o meno magari di quel livello, personaggi che ci combattono, ci scozzano, che se la cavano, che sono anche delle alternative, quello lo trovo giusto, ma il far uscire delle bestie e poi disintegrarle, metterle in ginocchio, estirparle dal PvP, come è stato poi con Cooler sostanzialmente, cioè Cooler è ancora un ottimo personaggio, ma chi lo gioca, cioè, capito? Non va bene, perché lì vanifichi l'investimento di noi altri. E poi, sempre parlando di investimento, ribadisco quello che dico più o meno anche nei PvP, oppure insomma nei video via via che parlo. Per quanto mi riguarda, va messo assolutamente il PT timer nei banner delle ultra, devi mettermi un PT anche lì, devi darmi la possibilità. Cioè, praticamente hanno messo il PT nell'LF e poi hanno cacato fuori le ultra. Cioè, ma allora che senso ha? Cioè, te sposti il problema da un'altra parte, ma rimane. Quindi mettimi un PT anche per le ultra e dammi la possibilità di prendere la ultra se shafto all'infinito. Cioè, è impensabile che sulle ultra si possa shaftare in eterno. E magari non mettermelo a 50.000 crono, mettimelo a 30 e cala quello dell'LF. Cioè,
per come la vedo io. Un'altra cosa che sinceramente vorrei che venisse cambiata è il Rising. Il Rising non deve essere parabile, cioè io mi sono rotto di perdere match perché mi parano il Rising mentre il loro va a segno. Poi mi potete dire, ma la predicto, ma se capisci, entri nella mente dell'avversario, tutte ste cazzate qui. Però sostanzialmente mi spieghi perché un match dovrebbe essere deciso dalla fortuna? Cioè io tiro il Rising, quello me lo para, lui mi tira il Rising, e invece il suo va a segno. Cioè ribalti potenzialmente le sorti di un match basandoti sulla fortuna. Per me quello non ci incastra nulla, non mi è mai piaciuto, quindi vorrei che venisse estirpato completamente. Detto questo, non ho menzionato tutte le volte le vostre domande, non ho detto poi vorrei rispondere a un'altra, ho praticamente risposto a chi ha fatto le domande, si è reso conto della risposta. Ditemi voi cosa ne pensate di questi argomenti che abbiamo trattato, fatemi sapere nei commenti se volete che tratti altri argomenti inerenti al gioco o anche non inerenti al gioco. Cioè su TikTok qualcuno mi chiese di parlare della reincarnazione, per dire, quindi nel senso si potrebbe anche spaziare ad altri argomenti volendo. Niente, dai, ci vediamo al prossimo video.